proprio come nei video di Raft! Qui su Lion Lab abbiamo uno strumento musicale! Che sarebbe melodiosissimo! Se non fosse per la mia voce! Lioneusica! A intonare note melodiose ancora di più! Oh yeah! Ah, che talento musicale! Ragazzi, siamo tornati con i meme di Among Us. Io non perderei tempo perché mi garbano parecchio. Quindi, e spero anche a voi. Vi piacciono i meme di Among Us? Mi consigliate qualche altro ambito in cui cercare dei memazzi su TikTok, perché su TikTok ci sono tutti questi video virali, no? Sti TikTok virali che sono spaziali. Quindi, boh, se avete qualche hashtag da cercare, no? Me li scrivete nei commenti, io poi ci do una bella cercata, vedo che cosa fare. Ho già trovato il meme bello, sapete come funziona, no? Bisogna trovare un meme, io li chiamo meme, chiamiamoli TikTok, perché giù. Bisogna trovare un TikTok bello, però TikTok è una parola proprio difficile da dire, eh? Un TOC, o TIC, un TIC bello. Toc. Però poi da quello andare avanti perché ne trovi subito altri. Quindi e questo mi sembra bello. Purple è l'impostore. Quindi stremato. Eccolo. Poi c'è Alex o il fiore. Ciao Alex stremato. Hai bisogno di qualcosa? È timido. Mi dispiace. Bastiano non gli dispiacerebbe. Che botte. Mi sa che l'abbiamo già visto questo però ragazzi, eh. Abbiamo già visto questo. E faccio confusione. Questo è pelato, questo è Jerick ma blu. Però è bello questo, mi sta piacendo, quindi. Un bacio? Niente. Quasi bacio ma poi morto. Orca miseria, ha visto quello col pupino. Questa non ci voleva. Ed è stato pure chiuso. Guarda che fine. Ammazzato a schiaffi. Che schifo. E il pupino ha visto pure. Che questo è il momento triste. C'è sempre, C'è sempre un momento triste. Vi risparmio la fine perché l'abbiamo già visto. Però possiamo usarlo come bello. Perché possiamo andare a vedere gli altri che ha caricato questa persona. Magari è un bravo. Però andava a finire che il pupino si vendicava. Quindi lieto fine, tutto bene. Quel che finisce bene. E mannaggia Cico. Questa qui. Bellissima questa. I crewmate trovano l'impostore in elettrica. Cos'ha in mano quello lì? Un buco siderale? Ah, la mappa! Elettrica, infatti, bellissima comunque questa. Uno che scappa a gambe levate, sospetto, eh. Io l'avrei già buttato fuori, per non sbagliare. Momento di suspense. Che è successo? Qualche bruttazza. Hanno staccato le luci. Che pussi. Chi stacca le luci non sa giocare comunque, Cioè, non è vero, in teoria è una cosa da fare, però è da pussi un pochino, Vincere crudi e nudi è molto meglio. Non sto capendo bene quello che sta succedendo. C'è un morto dentro? Mi sa che c'è un morto dentro. Quello lì è stato steccato, eh. Cosa è successo? C'è il killer? Quello lì è il killer. Ho visto il cappello di Cico io, eh. La musica è inquietante. Non sto capendo. È stato steccato, mi sa. Anche lui. Un po' contorta, ma bella. Cioè, alla fine l'aveva ucciso nel buio, avete capito, no? Non si capiva, un accidente. Vabbè, passiamo a un'altra perché sembrava comunque bella. Ma questo fa anche meme di altre cose. A noi ci interessano quelli di Among Us, scusa. Così mi deludi. Questo qua... Allora, la scelta del personaggio su Among Us 3D. Che vuol dire? Ah, quando cambi il cappello, hai capito? Carino. Puoi personalizzarti, no? E diventano tutte le cose. Bellini questi Among Us 3D però, eh. No? È Pirtorgio è entrato in gioco. Quello ero io. Per Tufande, chiaramente. No, l'arancione. L'arancione che non delude. L'arancione che baciones. L'arancione sfaccettone. Che cacchio ne so. Beh, mettiti il cappello da Per Tufande, dai. Dammi questa soddisfazione. Gli altri si stanno rompendo le palle, mi sa, perché si stanno... Ah no, ha scelto di... Ha scelto il cappello. Li stava scorrendo. Però poi è iniziata la partita. E quindi si è beccato il cappello più stupido. Imbecille. Quello là non è Per Tufande. Per Tufande è molto meglio. Questo? Però sento una canzone copyright, eh. Cerchiamo di... Sapete, no? Coprire, ci penso io. Ok. Roger, puoi spiegare che cosa stavi facendo in questa foto? Vediamo. The view. Oh, my best. Questo era. Ma era una cagata bestiale questa animazione. Cioè, com'è possibile? Era una... Boh! Che delusione!
Questo deve essere bello. La debolezza più grande dell'impostore su Among Us. Fantastico, no? Proviamo. Ci sono anche io lì. Sono morto. Ho fatto una parte importante. Morto da Pirtorgio, sappiamo tutti che è impossibile, oltretutto, eh? Il buio. Pirtorgio ha paura perché non ha Pussy come impostore. Vergogna. Però è già stato trovato il cadavere. Questi iniziano a incolparsi. Sostrecato e Alex. Sempre molto usati quei colori, eh? Pirtorgio ha paura del ragno perché è una sega. Il ragno lo insegue. Stai a vedere che esce dalla vent. Oh, stiamo comprendendo. Aspetta. Guardate con attenzione, poi vi spiego. Si sta facendo scoprire prendendo a pizze il condotto di reazione. E lo ha pure punto. E ha tirato un urlo ed è uscito. Ecco, proprio qui io volevo. E chiaramente viene incolpato e buttato fuori nel vuoto siderale. E questi si baciano magari. No. L'hanno buttato. E basta? Che succede? Ah, gli hanno buttato anche il ragno appresso. Ok, adesso vi spiego. Questo è il motivo per cui Giorgio fa schifo su Among Us. Qualcuno glielo spieghi, perché l'abbiamo compreso finalmente. Lui dentro i vent trova sempre un ragno. Ne ha paura, quindi esce e sfortuna vuole che c'è sempre qualcuno a vederlo quando esce. Vedete che? Perché esce di fretta e furia. Non fa in tempo a fare il piano, insomma, andare a cercare il posto giusto da cui uscire. Sapevo che non poteva essere così scarso, capite? Cioè, ci doveva essere qualcosa sotto. Questo è un cubo di Rubik di Among Us? Sembra bellissimo. Vediamolo. Attenzione alla canzone che non sia mai copyright. Quindi balliamola che magari serve. Così posso dire a YouTube: no, non c'entra. Questo sono io che ballo. La canzone è di sottofondo. Faccio i video dove ballo. Sono il mastro della danza e io proprio. Guarda le movenze di collo. Wow. Però non sto guardando. Beh, bello comunque, molto bravo. Io non so fare questo genere di cose. Però, scusa, quanto tempo dura? Ci stai rompendo le palle. Cioè, sei bravissimo con questo cubo di Rubik, signor Duriel, però. O signorina, non so. Bellino, però. Bello, dai, brava. Padre e figlio. Non ti preoccupare, questo è Cico, il figlio di Cico, Cichillo. Non ti preoccupare, Cichillo, ci pensa papà. Bravo, bravissimo. Adesso struscia la carta. Cico è un imbecille. Cico lo butterebbe nel vuoto siderale, però. Vabbè. Bravo, struscia bene. Bravo. Proprio come struscia papà, che papà si struscia dappertutto. Butta i rifiuti, figlio, nel vuoto siderale. Bravo. Fino al giorno in cui è morto il papà, sicuro. Cico viene buttato nel vuoto siderale dal suo amico Lion, cattivo e malvagio. Bene. Che succede? Emergenza. Non sa leggere, è stupido. E il padre è mezzo morto, forse sta dormendo, sarà ubriaco. Però, bravissimo! Bravo! Però, è arrivato quel pisello del verde. Detersivo B, se non vado errato. Che però è stato infilzato! E niente. E il continuo? Signor Buzz on Fire, dov'è il continuo? Sarà questo qua. Bellissimo, l'abbiamo trovato. Allora, il padre... è l'impostore? No, non è possibile. Non può essere il padre l'impostore. Infatti sta piangendo, non può essere. Però arrivano tutti gli altri e dicono: ah, sospetto. Suona il meeting di emergenza. Cos'è, una mano? Che sta succedendo? Ma che è? Lo stanno buttando fuori di violenza, lo sapevo. Nel vuoto siderale lo vogliono buttare. Porca miseria, che suspense. Ma è peggio del Re Leone, qua ci si piange, secondo me. C'è Pertufande lì che non si sa cosa sta facendo, sta baciando Jerry, che probabilmente è molto inaccurato. Però lo vogliono buttare fuori, mi sta quasi dispiacendo. Povero Cichillo là, Cicillo. Mannaggia. Niente, è nel vuoto siderale. Non c'è salvezza su Among Us, è assurdo. Niente, gliel'hanno buttato fuori. Porca miseria. Ci sarà un'altra parte, magari... una vendetta, no? Dai! Padre e figlio, non c'è una fine bella. Non c'è una fine bella. Porca miseria. Ci ho sperato che ci fosse una fine delicata e docile. Guardiamone uno che ci tiri su di morale. Questo è Among Us. C'è anche la musica di Amy Garba, questa qua è bellissima. Vedi, la mappa è brutta però. Per tu fande di Halloween! Bravo! Ah, questo sta raccontando le sue brutte esperienze. Giusto, la carta è un rompimento di palle, ma di quelli proprio succo... Mamma mia, una cosa... che fastidio.
poi viene seccato una fan quantità di volte. Le tasche, poi viene steccato ancora, e poi di più, e sempre criumente, è vero, mannaggia miseria! E poi tutti che fanno gli impostori e tu mai e vieni buttato nel vuoto sera, questo a me non capita, però... E non eri un impostore, sconfitto, e poi in elettrica, e poi vedi la gente e nessuno ti crede magari e ti buttano fuori. Deve essere veramente doloroso giocare nelle pubbliche, e poi vieni steccato da Pertufande di nuovo. Bellissimo però, immagino che sia vero, perché quando giochi con i tuoi amici, bene o male poi un po', no? Però lì, la papera, dovrebbe esserci una papera nel gioco? No. Che domanda è? E perché? Vabbè, io direi che ci possiamo fermare. Mi ha interdetto questa cosa della papera, non capite? Deve essere qualcuno di quelli che ci piacciono le papere, capite? Tipo un fan di Paperino, non lo so. Ci fermiamo così. E da Lion e i meme di Among Us, TikTok di Among Us. All out.